Buongiorno a tutti. WGSN, nel suo Future Consumer Report 2023, identifica le tendenze più rilevanti di oggi che aiutano nell'anticipare le strategie aziendali per il consumatore di domani. Partendo dal sentiment dell'NAMNES, abbiamo sviluppato un'idea di business per il consumer New Romantic. I primi sono persone le cui tendenze sono accomunate da un forte senso di stress causato principalmente dalla recente pandemia, ma con una grande propensione e uno sguardo verso il futuro. I New Romantics sono i consumatori che si basano su valori quali l'inclusività, la multigenerazionalità e un forte senso di comunità. Le relazioni, i rapporti sociali ed il contatto con altre persone instaurano un senso di benessere in questi profili. Quindi abbiamo indagato situazioni in cui questi si verificano, individuando il co-housing e più in generale la convivenza come un contesto su cui lavorare. Ci troviamo in Italia ed i protagonisti di questa storia sono i lavoratori che spesso ricercano nella casa un luogo di riposo per staccare dal ritmo frenetico delle proprie attività quotidiane, gli studenti con una forte fame sociale e culturale che porta alla ricerca di condivisione degli obiettivi e alla costruzione di una comunità, e un'altra figura intermedia, lo studente lavoratore, che sintetizza i valori e i bisogni delle due figure prima citate. La ricerca etnografica che abbiamo svolto ha fatto emergere lo stress dei ragazzi fuori sede, dovuto soprattutto alla mancanza di organizzazione all'interno della casa, sia nella gestione delle spese che nelle faccende domestiche. Inoltre, è stato confermato come le relazioni e i rapporti con i coinquilini riescano a soddisfare il benessere di queste persone. Quindi, è possibile progettare qualcosa che risponda in modo concreto a queste necessità? La risposta è sì, e si chiama HOMI. In un vasto panorama di piattaforme che offrono servizi di assistenza per i fuorisede, abbiamo deciso di porci come dei facilitatori, cercando di accompagnare e semplificare la vita delle persone, favorendo le relazioni. Allora, HOMI è un servizio che permette attraverso un'applicazione mobile di organizzare e gestire le spese e le faccende domestiche del nucleo abitativo e al contempo favorisce l'interazione e le attività tra i coinquilini e altri nuclei abitativi. Nell'app ci si registra prima come profilo singolo e poi come profilo comune di appartamento e all'interno sono presenti due apposite sezioni. La prima è incentrata sull'organizzazione interna. In pratica, in base alle persone presenti nella casa, un'intelligenza partecipazione di ogni singolo componente in modo equo. Queste funzioni consentono una più rapida ed efficiente organizzazione, che riduce i motivi di discussione e di stress e un risparmio nella gestione del tempo. Nella seconda sezione, invece, ogni appartamento può pubblicare delle attività a cui si vorrebbe che altri appartamenti partecipassero o trovarne delle altre. E dopo l'evento c'è la possibilità di condividere momenti di collettività, la socializzazione tra i vari appartamenti, creando prossimità. Fa presente una versione premium che, a differenza di quella standard, si differenzia proprio per la capacità e la possibilità che viene data all'utente di estendere l'app a dispositivi fisici già utilizzati, come Alexa e Google Home, gestire i pagamenti all'interno dell'app e, per avere una maggior sicurezza per quanto riguarda l'area degli eventi, viene data la possibilità di visualizzare la documentazione degli inquilini di altri nuclei abitativi. Con questa versione premium, inoltre, si permette la possibilità di condividere o visualizzare il modello organizzativo degli altri appartamenti. Per rispettare le possibilità economiche del target, abbiamo optato per un prezzo simbolico che ci permetterà di guadagnare su larga scala piuttosto che su singolo iscritto. Il prezzo di riferimento è di 1,50 euro al mese per utenti che decidono di iscriversi individualmente, mentre per i nuclei interi abitativi che decidono di fruire del nostro servizio, offriamo una formula di abbonamento collettivo, dove il costo è di 1 euro a partecipante con una base di partenza di almeno 3 partecipanti. Un'altra fonte di ricavo arriva dalle sponsorizzazioni presenti all'interno della piattaforma, le quali non sono solo delle fastidiose pubblicità, ma inserzioni relative ad attività commerciali come supermercati, delivery, le librerie, la macelleria, eccetera, presenti nelle prossimità territoriali, generando un circolo virtuoso in quanto opportunità per gli utenti di essere informati sui servizi e sulle offerte di cui necessitano. Per quanto riguarda la comunicazione, abbiamo deciso di raggiungere il nostro pubblico attraverso inserzioni all'interno delle newsletter delle università, affissione di manifesti d'impatto con un alto carico comunicativo, applicati nei luoghi di interesse degli atenei, come ad esempio biblioteche o mense.
Si prevede inoltre la diffusione di OMI attraverso l'inserzione all'interno dei social utilizzati dalla community, come Facebook o Instagram, e una comunicazione attraverso partner commerciali. Come possiamo vedere nel quadro strategico, vengono individuati come competitors Family Wall, un'applicazione per la gestione della famiglia, Come Home, un'applicazione per eventi e fare conoscenza, ed infine Nextdoor, una legata al concetto di quartiere. Rispetto a questi concorrenti abbiamo deciso di differenziarci con un target più mirato, rivolgendoci principalmente alla categoria degli studenti e dei lavoratori fuori sede. L'app unisce una migliore gestione della casa alla creazione di una community, diffondendosi grazie alla sua comunicazione diretta e friendly. Inoltre, a differenza dei competitors, nei quali l'organizzazione della casa avviene manualmente, OMI, grazie all'intelligenza artificiale, agevola questi meccanismi, automatizzando il processo e diminuendo sia lo stress accumulato che il tempo perso. Grazie al pacchetto premium, l'applicazione offre la possibilità di estendere il servizio agli assistenti vocali, incrementando il sistema domotico. Rispetto ai competitors, nella nostra app sono presenti solo inserzioni pubblicitarie relative alle attività locali, che risultano poi essere vantaggiose sia per i nostri utenti che per gli stakeholder. Sara, studentessa lavoratrice fuori sede, si è da poco trasferita a Venezia e attraverso un'inserzione all'interno della newsletter UOV viene a conoscenza di OMI. Avendo comunque poco tempo a disposizione e dovendo organizzarsi al meglio, Sara la propone ai suoi coinquilini ed insieme la scaricano, creando un profilo di appartamento. Sara la apre, inserisce i propri orari ed impegni e a quel punto OMI le fornisce un modello organizzativo basato su questi, facilitandole la gestione domestica e delle spese. Poi, ogni volta che comunque torna a casa dai suoi genitori, disattiva momentaneamente il suo profilo e per quel periodo l'app divide le spese e le faccende tra chi rimane nell'abitazione. Inoltre, essendo comunque appena arrivata, ha legato principalmente con le sue due coinquiline, ma vorrebbero aprirsi a nuove esperienze ed eventi. Incuriosite da una notifica nell'app, lei e le sue coinquiline vengono informate di una cena vicino casa, organizzata da studenti della loro stessa università. Le tre ragazze si presentano all'evento, passano una bella serata e socializzano con gli inquilini dell'altro appartamento. Una volta tornata a casa, OMI gli dà la possibilità di condividere le foto scattate durante la serata nell'apposita sezione, per far sapere così agli altri utenti che si sono trovate bene e per condividere i loro momenti di socialità. Quindi, OMI non significa solo fare amicizie, significa crescere in un clima semplice e coordinato, dove tutti collaborano per renderlo uno spazio attivo. Grazie.